È ormai una tradizione milanese. Per le feste natalizie a Palazzo Marino arriva una grande opera dell'arte italiana. L'assessore alla cultura del comune meneghino, Filippo Del Corno, ha presentato l'evento di questo Natale 2017. È il decimo anno di questa importante iniziativa che porta a Palazzo Marino, alla Casa dei Milanesi, uno splendido capolavoro della storia dell'arte italiana. Si tratta della Palagozzi di Tiziano che ci è stata concessa in prestito dal comune di Ancona. Questo all'interno di un percorso di relazione e di valorizzazione delle città, del centro Italia che abbiamo inaugurato con Fermo. Abbiamo proseguito con Sansepolcro e ora appunto arriviamo ad Ancona. La Sacra Conversazione, questo è il titolo ufficiale dell'opera, commissionata al grande pittore veneto della famiglia Gozzi, arriva a Milano dalla Pinacoteca Civica di Ancona e rinnova il fascino di opere celeberrime di Tiziano, come l'Assunta dei Frari o la Pala Pesaro. Il sindaco, Giuseppe Sala, ha presenziato la conferenza stampa sulla mostra. Anche quest'anno è molto particolare, anche perché, come abbiamo ricordato, anticipa la mostra su Tiziano del 2020, quindi grazie ad Ancona c'è. Però quest'anno abbiamo aggiunto qualcosa di più, abbiamo aggiunto un regalo per la città e quindi per i quartieri. Cominceremo dal Municipio 7 e porteremo invece un dipinto che è della Pinacoteca del Castello, di un anonimo ma che fa riferimento a un quadro di Tiziano. Ecco, sempre la nostra attenzione, lavoriamo sul centro, lavoriamo sulle periferie. Curata da Stefano Zuffi, la mostra di Palazzo Marino gode di un allestimento molto interessante che mette in evidenza anche il retro del grande dipinto ed è stata realizzata con il sostegno di Intesa San Paolo e della Rinascente.